Cari amiche, cari amici, buongiorno. Devo ancora prepararvi la chiacchiera. In realtà poi ieri sera non l'ho fatto, ho fatto tante altre cose, tra le queste il campione della prossima maglia destinata a Camilla. Sì, in realtà avrei voluto fare un capo per me, ce n'ho un paio che voglio realizzare veloce veloce, veramente sono anche 3, 4, 5, 6 che sono lì pronti, tutti i prodotti destinati, i prodotti intendo i filati, i pattern pronti, i giornali, le riviste pronte, ma era così contenta la Camilla della sua maglia e io sono così curiosa di vedere come anche questo soffiato, che non è un prodotto mano in maglia, è un prodotto che mi gira per casa da un po' di tempo, voglio vedere come rende, e, visto che si presenta con una composizione simile. Poi snuderò anche gli soffiati, non è un ingabbiato, è un soffiato. Allora, quali sono i filati? Facciamo ginnastica facciale. Allora, i filati soffiati come si riconoscono? Si riconoscono perché ci sono delle belle fibre libere che possono avere una natura diversa, soffiate e non ritorte all'interno di un contenitore che chiamiamo anche calza. Ricorda il collan a rete, diciamo che è abbastanza fitta. Non sono tutti uguali, questi collan cambiano per colore, per dimensione, quindi spessore della rete, del filo che compone la rete. Per natura di questo materiale può essere in poliamide, può essere in cotone, può essere anche in seta, e ve lo farò vedere un bellissimo soffiato in seta. Gli ingabbiati invece sono dei filati che composti, quindi può essere uno stoppino, come può essere un mazzetto di lino, come può essere un filato già realizzato, quindi un filato tradizionale a più capi, inserito all'interno del medesimo contenitore più o meno che trattiene le fibre nei filati soffiati. Ingabbiati e soffiati sono simili ma assai diversi. Quindi Camilla si scelse questo golf dall'ultimo numero, dal numero di settembre mi pare, o corrisponde già ottobre, ve lo dico, che non me lo ricordo già più. Allora, vediamo, ora ve lo dico, dal numero di settembre-ottobre di Piumaglia, eccolo qua, dove anche io ho scelto dei capi per me, mi piace molto, e dove anche qua, come nel golf che ho già realizzato alla Cami, effettuerò delle modifiche. La prima sarà questa: questo golf è stato cucito con dei punti materasso. Ecco, a me questa cosa già così accentuata non piace, questa cucitura, neanche nei golf tradizionali a pannelli, quando la cucitura ce la troviamo all'interno del braccio, non sopra il braccio, figuratevi su un golf come questo. Quindi farò l'assemblaggio del davanti con mezza manica, perché questo golf si compone di tre parti: davanti e metà manica, sinistra e destra, dietro e le rispettive metà maniche da assemblare poi, e poi il collo in ultimo. Quindi eseguirò l'assemblaggio delle parti con i tre ferri. È una tecnica che mi piace molto, non crea un effetto cucitura molto visibile, è stabile. E no, ecco, non vedremo questo rivoltarsi verso l'interno come nella cucitura. E Camilla ha scelto il polso alto, come in questo caso, poi vedrò come mi rende il filato. Ma la cosa buffa è stata che, mi piacciono questi calzoni, ghiotta di cominciare un nuovo progetto maglia, perché a crochet ne ho tantissimi iniziati, sono i miei scacciapensieri, i progetti crochet che ho cominciato. Ecco, volevo cominciare un maglione anche per togliermeli velocemente queste commissioni, e quindi aveva scelto questo motivo con questi intrecci, che in realtà non sono degli intrecci, sono delle losanghe inclinate e, diciamo, evidenziate da delle diagonali traforate.
Bene, io ho visto nella pagina a fianco lo spiegone e uno schema in alto a sinistra. Pensavo che corrispondesse a quello, non lo so perché l'ho pensato, perché già il motivo che intuivo in quello schema mi corrispondeva abbastanza a quanto vedevo qua, e quindi sono andata con questo campione. Carino, mi garba, però dico, ma non è proprio come quello che vedo lì, ma questo e guardo e riguardo, dico, caspiterina, ma com'è che è così diverso? Cosa ho sbagliato? Ho riconfrontato? No, non c'è niente che ho sbagliato, però è troppo diverso. Allora dipenderà dal filato. Sono andata a vedere il filato è un Katia, e è un filato come, se vi ricordate, i prodotti... È un filato come quelli che vi ho mostrato di Tiger, e mi hanno chiesto una cosa qua i baristi, ed è uno stoppino arricciato con effetto frisé da un filato più sottile che gli passa intorno. Ho capito, la differenza c'è, ma non così eclatante. Poi ha anche delle piccole inclusioni simil tweed questo filato. Sante ricerche che ci vengono in aiuto, dico sì, vabbè, per quanto possa essere differente il filato, non mi corrispondono dei rilievi, dico ma cosa ho sbagliato, non capivo, e poi ho capito, sì, dopo, che lo schema non era quello. Allora, in questo numero diciamo che c'è un tema che viene sviluppato, che è quello delle losanghe inclinate, io le ho sempre chiamate così, quindi questo, poi come questo. Se poi vado a vedere gli schemi, sono abbastanza simili, abbastanza, ma quello che mi ha fregato è il primo, perché è veramente molto simile. E sarebbe, ora vi faccio vedere, In realtà io ho realizzato questo, che come potete vedere è assai diverso, il risultato cambia proprio perché cambia la natura questo del filato. Questo è un filato abbastanza tradizionale, è abbastanza cicciotto, ha una bella torsione, guardate come si muove bene. Io ho fatto proprio ho proprio realizzato il campione come da schema, quindi i motivi si ripetono solo due volte. Quindi adesso mi toccherà fare il vero campione, che è un po' più una rogna, perché questo è veramente semplice da realizzarsi. Grazie. Aiuto, sono arrivati dei rinforzi, mi metto qua dietro. Ecco, questo è veramente semplice, la cosa... Da cosa è data anche la semplicità, oltre che sì, ci sono delle ripetizioni che tutto sommato si vanno a memorizzare velocemente, è che nell'andamento del motivo il rovescio non chiede nessun intervento se non quello di lavorare le maglie come si presentano, quindi i dritti come i dritti, i gettati come, cioè i rovesci come rovesci, ma non ci sono dritti sul rovescio, e quindi tutto a rovescio compresi i gettati, e lì ce la siamo cavata. Mentre il motivo che dovrò realizzare, questo qua, ecco, invece mi richiede degli interventi a dritto e a rovescio. Degli interventi cosa vuol dire? Che devo sempre eseguire dei punti diversi, dal dritto al davanti. Non ci sarà un attimo di respiro, diciamo, per tutta la ripetizione, quando abbiamo da lavorare le maglie come si presentano, no? Tra virgolette, ce la troviamo spesso nei progetti, no? Lavorate sul rovescio, lavorate le maglie come si presentano, e quindi cosa dobbiamo fare? Guardare e realizzare quanto la nostra maglia sul ferro ci mostra, quindi vediamo un rovescio, lavoriamo un rovescio, il legaccio, scusatemi, il gettato di solito lo si lavora per come è stato montato, quindi di solito si montano a dritto i gettati, sul salvo diverse indicazioni, quindi è veramente un attimo di respiro, si guarda e si fa, non dipendiamo diciamo dalla spiegazione, come sappiamo che si deve operare in quel modo si fa. Mentre il motivo, questo motivo sul rovescio mi chiederà un po' più di attenzione. Ora vado a realizzare il campione e vedremo come sarà. E sarà impegnativo perché questo motivo
si ripeterà fino all'attaccatura del collo, diciamo al primo intervento di scollo, poi verificherò, e quindi per tutto il davanti, diciamo, non ci sarà da annoiarsi, direbbe una mia amica. Si fa il bordo e si comincia con maglia rasata dritta, motivo centrale, maglia rasata dritta. E le maniche, vabbè, tutto sommato sono poche ripetizioni in larghezza, però va bene, ci impegneremo. Vediamo poi Camilla cosa sceglierà. Mi piacciono entrambi i motivi. La cosa curiosa di questo numero è proprio questa declinazione di un motivo che sembra un intreccio, ma non lo è. Abbiamo dei trafori che sono molto carini, anche se impegnativi i trafori in questo senso, perché ci obbligano ad indossare un qualcosa sotto che in qualche modo ci mantenga ordinate e che abbia un colore giustamente in contrasto o comunque abbinato al capo che stiamo indossando e a tutto il nostro outfit. Perché insomma è abbastanza, ecco, tanto questo sarà, questi sono i ferri, questo è il filato, come potete notare, insomma i buchi sono abbastanza evidenti. E quindi andiamo a divertirci. Ho portato un altro gomitolo, quindi non smonterò questo campione, poi deciderò se lasciarlo. Devo verificare la resa di questo filato, quindi in caso di bisogno lo disco, altrimenti lo lascio fatto, perché è interessante vedere questo motivo realizzato con un filato di questa natura, quindi con un soffiato, e poi ripeterò se riesco a trovare un filato cicciotto simile a questo tradizionale, quindi un filato a più capi, e anche uno stoppino. Sì, questo lo ripeterò due volte, questo perché è più semplice, non sto a diventare matta con l'altro a fare queste declinazioni, non sono poi così masochista. Quindi questo campione lo replicherò sia con un filato tradizionale a più capi che con uno stoppino. Mi dirai, uno stoppino è un filato tradizionale? Sì, però ha una certa natura, può ricordare in qualche modo l'andamento di un soffiato così corposo, però è diverso, il soffiato in qualche modo si schiaccia e si curva in un modo tutto suo nel tricot. Lo vedremo, quindi sarà un bel esercizio, potrà essere anche l'argomento del prossimo Knit Café, perché no? Oppure anche di un bel corso che potremo anche cominciare. Ecco, avevo pensato i corsi e gli incontri tattili, perché sì, realizzeremo dei punti, ma sarà un approccio al filato più che un approccio alla tecnica, quindi declineremo lo stesso motivo con filati diversi, anche per dimensioni, non solo per natura delle fibre o per spessori. Lo faremo qua, lo faremo in questo giardino d'inverno, dove vedete che bella luce arriva, ed è delizioso anche nei giorni grigi, perché si sta proprio bene. Vediamo i tetti, c'è il campanile che basta fare due passi e lo possiamo vedere, il campanile della nostra chiesa. Il bar è organizzato anche per degli stuzzichini salati, quindi avremo i cappuccini buoni di soia, c'è un cioccolato fondente, adesso è arrivato questa bella novità che avremo del cioccolato in tazza, quindi faremo dei corsi mattutini per chi avrà bisogno degli orari di essere qua presto presto, ma soprattutto degli incontri pomeridiani che ci piacciono tanto, non ci chiedono delle levatacce, possiamo raggiungere Grotte Santo Stefano anche da posti un po' più lontanucci rispetto alla Tuscia che ci circonda. Un abbraccio a tutte e poi arriveranno altre chiacchiere in giornata. Ciao!